Il giorno in cui annunciamo ufficialmente Peppino Conte. Peppino Conte sarà il 16 dicembre alle 14:30. L'ho annunciato anche sui social, quindi segnatevi la. Buongiorno, state? Benvenuta. Bene. Benvenuta. Buongiorno, onorevole. Benvenuta. Buongiorno a voi. Grazie, come va? Bene, bene, leggevamo della bella notizia di Patrick Zaki prima, che sì, a quanto pare sarà scarcerato dopo quasi un anno, insomma. No, più di un anno. Sì, sì, sono quasi due anni. Sì, più di un anno. Quasi due anni. Sì, no, una misura cautelare mostruosa. E ci hanno scarcerato, dopodiché vediamo come va a finire. Stiamo avendo un piccolo problema di audio, onorevole. Ah, non mi sentite? La sentiamo robotica, con una voce un po' robotica. No, vi prego, robotica. Magari provi a abbassare la qualità della webcam dalle impostazioni in modo tale che magari non c'è un'interferenza lato connettività. Partiamo, no, se provate a uscire e rientrare dal collegamento se non si sistema. Esatto. Non so, voi mi proviamo? Vedete? Sì, adesso finalmente. Sì. Oh, grazie. Perfetto. Ottimo. Sì, ah, sì, 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 perfetto, riusciti. Perfetto. Ottimo, ottimo, va eccoci bene. Qua. Allora, vado subito con la prima domanda. Eccoci. Onorevole, poi lascerò anche la parola a Francesca e Umberto per le altre tematiche. Io le volevo chiedere, per quanto riguarda il Super Green Pass, se secondo lei avrà, diciamo, l'esito, si avrà l'esito sperato. Comunque stiamo vedendo che sta portando a nuove prime dosi, insomma c'è stato un incremento. Però sul lato controlli, soprattutto sui mezzi pubblici, già stiamo vedendo, insomma, le prime problematiche, ovviamente, che tutti ci immaginavamo. E io, come sempre, rinnovo anche la nostra richiesta di diciamo, controllare in un modo più efficace, no? Anche il Green Pass. Basterebbe, per esempio, provare a mettere una foto sul Green Pass per identificare, no? Visto che è molto semplice poi anche scambiarseli su WhatsApp banalmente. E poi c'è il problema degli studenti che leggevamo questa mattina con i presidi, insomma, che si stanno lamentando, gli stessi studenti che giustamente magari alcuni, molti non sono vaccinati e dicono non possiamo pagare un tampone ogni giorno per andare a scuola ogni due giorni. Come possiamo risolvere queste problematiche? Intanto cominciamo col dire che per una volta stiamo meglio degli altri paesi europei, quindi le misure che abbiamo messo in atto finora hanno funzionato, chiaramente in una pandemia che non ha precedenti, quindi ci sono tante aree dove non ci sono certezze, però finora possiamo dire che l'Italia è diventata anche un riferimento per altri paesi per il modo con cui è riuscita a contenere questa ultima ondata. Quindi direi che mi sento di dare fiducia come prima cosa, perché la fiducia è fondamentale. Un popolo che non ha fiducia nelle proprie istituzioni nei momenti di crisi non sa dove sbattere la testa. Finora abbiamo fatto la cosa giusta, con una situazione che veramente ci ha messo tutti in una circostanza di dover fare anche dei progetti, dei programmi che non potevano essere confrontati con situazioni analoghe nel passato. Ricordo che l'Austria da due settimane ha scelto il lockdown per i non vaccinati, quindi capisci quanto è difficile per i non vaccinati. Io non so come faranno a fare il monitoraggio, perché immaginiamoci che vuol dire, cioè i non vaccinati non possono uscire di casa e quindi come si fa a controllare che poi stiano effettivamente in casa? La trovo una sfida enorme. In Germania stanno discutendo sull'obbligo vaccinale, quindi noi in Italia siamo riusciti finora a contenere questo virus tremendo, almeno in questa fase, con misure che sono efficaci senza arrivare a obbligare o a un altro
lockdown. Quindi partiamo da questo. Dopodiché, Super Green Pass è quasi un obbligo, che... onorevole, comunque sia. Sì, io ero, io sono favorevole, anche... io sarei andato subito sull'obbligo, premetto, eh. Però insomma, Super sì. Green Pass è un po' un obbligo mascherato. No, però sai, il Super Green Pass ti dice che se tu vuoi andare al ristorante non ci puoi andare, ma tu puoi anche non andarci, quindi io non ti obbligo di andarci o non andarci. Se tu non, ci, se tu non vuoi farti il vaccino non ci vai, quindi è un'altra cosa di obbligare qualcuno a fare il vaccino, è proprio un'altra cosa. Tu vuoi andare a teatro? Bene, allora lo devi avere il Super Green Pass, ma tu non sei obbligato ad andare a teatro. Quindi è un'altra dimensione. È beh, un'altra però cosa. Insomma siamo comunque, l'essere umano di per sé è un animale sociale, voglio dire, ha bisogno comunque di attività sociali. Ma l'essere umano deve anche avere senso di responsabilità verso gli altri, eh? L'essere umano deve sapere che la sua libertà finisce nel momento in cui esiste quella degli altri a stare bene, la libertà a stare in buona salute. Quindi in una collettività le libertà non sono mai assolute, sono sempre libertà che devono essere contemperate con le libertà degli altri, cioè la libertà sua, Ivan, o di Francesca, di stare bene, devono essere altrettanto garantite in una democrazia. Non è che io devo solo garantire chi non vuole, come dire, sottoporsi a una vaccinazione per i suoi motivi, io devo garantire anche chi lo fa, e chi lo fa ha diritto ad avere degli spazi di libertà più ampi in questa fase. Nessuno avrebbe voluto trovarsi in questa situazione. Quindi, secondo me... Ma perché secondo lei non abbiamo optato per un obbligo, però? Io sono d'accordo con lei, però la narrazione... La narrazione che è stata fatta a livello comunicativo da alcuni suoi colleghi, ovvero il Green Pass ci rende più sicuri, insomma io non la condivido del tutto, perché il vaccino ci rende sicuri, non il Green Pass. I contagi comunque sia risalgono nonostante la vaccinazione sia a un ottimo punto, come giustamente sottolineava lei, a livello europeo siamo in testa, però i contagi risalgono perché il virus circola anche tra i vaccinati. Questo cosa significa? Che secondo me il Green Pass in un certo senso a livello psicologico ha messo in condizione noi italiani di adagiarci un po' sugli allori, nel senso ci ha dato questa il Green Pass ci dà questa sicurezza estrema, quindi di essere quasi invulnerabili dal virus, che in realtà non c'è a livello scientifico. Quindi io sarei andato su una vaccinazione obbligatoria per questo. Allora, questa è una narrazione fuorviante, infatti ha ragione a dire che si è creato un po' di lassismo su questo, ma questa narrazione è falsa. Nessuna persona responsabile può arrivare a dire che siamo fuori, noi siamo in pandemia, siamo ancora in pandemia, quindi chi va dicendo che dobbiamo essere liberi tutti, che non c'è problema, e purtroppo c'è chi lo fa, è un irresponsabile, tanto più se è un parlamentare, una persona che ha cariche politiche, e purtroppo ci sono, perché c'è una parte della politica che ha voluto sminuire la pericolosità di questo virus, che ha fatto di tutto per ostacolare i rimedi che stiamo cercando di mettere in atto, invece di collaborare, di dimostrare senso critico e di dimostrare senso di avere a cuore il destino della comunità, ha giocato contro fin dall'inizio. Va bene? Questo io lo trovo gravissimo. Allora, il Super Green Pass è uno strumento aggiuntivo che vuol dire libertà. Perché non lo facciamo a tutti? Per i motivi che ho detto, perché dobbiamo anche rispettare la libertà di chi vuole non farlo, ma con delle precauzioni però. Si deve comunque fare il tampone, perché l'obiettivo primario è la salute pubblica, la salute collettiva. Quindi sono degli impedimenti che abbiamo voluto mettere in modo da anche spronare chi è incerto di fare la vaccinazione, perché la vaccinazione ci salva la vita, non è il vaccino. Guardi, io ho fatto la doppia dose AstraZeneca. Io ho fatto doppia dose AstraZeneca proprio perché mi fido dei vaccini e della scienza. Anche lì è stata fatta una comunicazione secondo me molto sbagliata. Io ritengo che AstraZeneca sia sicurissimo. Comunque va benissimo, grazie. Francesca, prego.
Sì, allora, io volevo farle due domande. Intanto gliene faccio una sul DDL che è stato approvato contro la violenza sulle donne. E ho visto che ci sono state molte altre proposte in aggiunta a quanto già previsto dal Codice Rosso. E l'avevamo già analizzata in live parlando, insomma, di quali misure sarebbero state introdotte. E volevo chiederle, innanzitutto, cosa pensa di questo DDL, se è abbastanza oppure si può fare sempre di più, soprattutto sul punto di vista della educazione, più che altro, che secondo me è il perno, soprattutto con persone più giovani, ma anche con persone adulte. E più che altro mi chiedevo come mai, perché era un punto su cui anche io avevo dei dubbi, non fosse passato nel DDL la proposta della scorta per vittime di stalking, di molestie in generale o comunque di violenze. E anche come si potrebbe risolvere la tematica del braccialetto elettronico, perché abbiamo letto che comunque è stato introdotto anche il braccialetto elettronico per l'aggressore, per così dire, solo che dalla mia esperienza nell'ambito del diritto del carcere so che numericamente ci sono pochi braccialetti elettronici in generale, quindi mi chiedevo come si fa a sopperire a questa mancanza in un momento così delicato, ecco. Bene, intanto diciamo che sono misure di natura penale che sicuramente vanno nella direzione di aggravare certi reati e anche di rendere la vita dello stalker o del violento un po' più complicata. Quindi sì. Sono provvedimenti condivisibili. Braccialetto elettronico, se non ce ne sono abbastanza, bisogna ordinarne di più, perché è comunque una misura utile per monitorare la persona violenta e sapere appunto se si avvicina anche nei luoghi frequentati dalla vittima, e lì deve scattare l'allarme a quel punto. Sì. Quindi io ritengo che vadano bene questi provvedimenti, ma non credo che siano questi a risolvere la questione della violenza, di come gli uomini usano violenza sulle donne, perché sono i motivi sono molto più radicati nella testa degli uomini, nella cultura patriarcale, e questo lavoro viene sempre tralasciato. Cioè noi facciamo leggi, anche buone leggi, cerchiamo di aumentare le pene, va bene, ma poi ogni 3 giorni una donna viene ammazzata per mano di chi dovrebbe amarla. Che vuol dire? Vuol dire che tutti questi provvedimenti, seppur utili e seppur necessari, non sono sufficienti a ridurre questa attitudine maschile verso le donne, cioè quella di svilire la donna, umiliarla costantemente, perché ci si arriva al femminicidio, ci si arriva piano piano alla violenza, ci si arriva con la violenza psicologica, tu non vali niente, stai zitta, non sai di che parli, no? Ci si arriva con la violenza economica, tu devi stare a casa, ti devi occupare dei figli. Quindi la dipendenza vuol dire anche che poi non hai mezzi e gli strumenti per la tua autonomia. Ci si arriva oggettivizzando la donna, e lì dico anche tutto il sistema delle pubblicità, come la donna viene rappresentata, spesso come un corpo, no? Non come sì. Una persona. Allora tutta questa macchina, tutto questo sistema sociale che porta a svilire la donna, a renderla un oggetto, poi arriva anche a in qualche modo far sì che i violenti si sentano autorizzati a maltrattare le donne, perché le considerano un oggetto. Sì. E dunque questa mentalità come si fa a sradicarla? Cioè basta la misura penale? Basta l'ammonimento? No. Basta il braccialetto elettronico? No, la risposta è no. Bisogna iniziare nelle scuole a parlare con i bambini e le bambine, a educarli alla affettività, educarli alla condivisione dei ruoli. Non esistono i ruoli che svolgono le donne e quelli che svolgono gli uomini. Cioè non è che noi siamo nati con un DNA per cui è scritto che noi sappiamo fare certe cose e gli uomini invece no. Quindi tutta questa struttura sociale che è basata sul fatto che gli uomini si disimpegnino si ritengano superiori alle incombenze domestiche, all'educazione dei figli, e che queste cose sono robe da donne, come dire, non sono importanti, ecco, questa mentalità va sradicata. E come si fa? Si fa cambiando i libri di scuola,
dove le mamme vengono sempre rappresentate come quelle che fanno le torte e mai come quelle reali. Quelle reali sono quelle che lavorano, che fanno 10 cose insieme, che riescono a essere multitasking mentre gli uomini neanche se lo sognano. Quindi le mamme raccontate in modo totalmente riduttivo. Va fatto cambiando gli scaffali dei negozi dei giocattoli, dove per le bambine ci sono solo pentoline e phon per capelli, invece per i bambini ci sono astronavi, meccano, piccolo chimico, quindi tutti giochi stimolanti. Se la Va fatto. sentisse il senatore Pillon non sarebbe d'accordo, onorevole. Lo so bene, ma appunto Pillon cosa vuole? Vuole una società dove ci siano le discriminazioni, dove le donne non hanno gli stessi diritti degli uomini, dove le donne non abbiano la facoltà di decidere del proprio corpo, l'autodeterminazione delle donne. Pillon vuole riportare il paese indietro almeno 50 anni, quindi invece di guardare avanti, lui guarda indietro, è contro il divorzio, Pillon, è contro l'aborto, è contro le unioni civili, è contro tutto, è contro il progresso in A generale, proposito l'avanzamento della nostra di società. aborto, onorevole, io Sì, insomma ascolto sempre con era la seconda domanda. interesse questa, la lotta contro il patriarcato, però un problema che secondo me è più impellente che dovreste affrontare, spero che già lo stiate facendo, è quello proprio degli obiettori di coscienza. Lei sa che in Molise è rimasto un solo medico che a dicembre andrà in pensione, in altre regioni come la Sicilia. Ci sono problematiche, insomma, con Più Francesca che altro, ne stiamo parlando spesso. sì, più che altro perché era la seconda domanda che le volevo fare, più che altro perché abbiamo visto che anche stavo guardando più o meno le percentuali di obiettori in Italia che sembrano negli ultimi anni essere leggermente diminuite, ma comunque parliamo di 2/3 dei ginecologi, cioè anche in regioni come il Lazio l'80% dei medici ginecologi è obiettore, quindi non è un problema solamente di alcune regioni, ma è più ampio di quanto non si creda, quindi volevamo chiederle come risolvere questa problematica, perché non è normale che una donna che ha diritto ad abortire debba andare altrove. Appunto, questo non è normale, assolutamente no. È anche il titolo di un mio libro in cui c'è proprio tutto un capitolo sull'autodeterminazione delle donne, Sì. cioè la libertà di scegliere che cosa fare del proprio corpo, e parlo di una delle migliori leggi che abbiamo, la 194, Sì. sull'interruzione volontaria di gravidanza, che venne anche, diciamo, approvata da un referendum. Quindi noi abbiamo un'ottima legge che gli italiani e le italiane hanno voluto anche attraverso un referendum, e questa legge purtroppo ora rischia di rimanere sulla carta, perché in molte regioni, come avete giustamente detto, i medici dicono di essere obiettori, e anche lì aprirei una parentesi, salvo poi però praticare Certo. l'aborto privatamente. Ecco, chiusa la parentesi, e quindi quel diritto viene reso impossibile da fruire per le ragazze e le donne. E questo significa che i medici pensano che praticare interruzione di gravidanza possa compromettere la loro carriera. Questo io lo trovo molto, molto grave. Nella regione Lazio, il presidente Zingaretti è arrivato a fare un concorso per non obiettori, perché Sì. appunto erano talmente tanti gli obiettori che non si poteva fare più. Guardate, questa tendenza di impedire alle donne di scegliere della propria condizione, del proprio corpo, è una questione che travalica anche i confini nazionali, perché io sono stata recentemente in Polonia, proprio con altri colleghi e colleghe di 15 paesi europei, a dare manforte alle colleghe polacche che si battono come delle leonesse per riuscire a far sì che l'aborto non diventi un diritto cancellato nel loro paese. Perché adesso in Polonia non si può più fare neanche quando c'è una grave malformazione del feto. E ultimamente è morta una ragazza di 29 anni, Isabel, perché i medici hanno aspettato che il battito cardiaco del feto venisse meno prima di intervenire, e nel frattempo Isabella è morta. Allora, questo fa capire come l'ideologia
può veramente arrivare anche a questi livelli di brutalità nei confronti delle donne, cioè la vita della donna vale di meno della vita di un feto. Allora, su questo tema si fanno purtroppo grandi battaglie. Oggi, più che mai, i diritti delle donne sono la guerra ai diritti delle donne, è diventata una dimensione identitaria di una certa destra oscurantista, no? L'abbiamo visto negli Stati Uniti, lo vediamo in Polonia, in Ungheria, lo vediamo in Italia, cioè tutto quello che riguarda le donne diventa motivo di battaglia politica per una destra sovranista, identitaria e anche molto oscurantista che appunto vuole bloccare lo sviluppo della nostra società. E dico anche che questo si è visto anche con il DDL Zan, una componente di quel DDL, che lo ricordo era contro i crimini, è contro i crimini d'odio, riguardava anche l'odio contro le donne, cioè la Sì, c'era la misoginia. misoginia. Onorevole, però Quindi io posso c'era dirle una cosa su questo punto. omotransfobia, omotransfobia, Lei. e anche contro l'abilismo. E anche quel provvedimento è stato ammazzato in modo sguaiato al Senato, ecco, da una destra che ritiene che non sia necessaria una legge contro i fenomeni di odio. Però, onorevole, allora lei giustamente ha al suo parere, noi anche qui ci siamo espressi insomma a favore del DDL Zan più volte, abbiamo ospitato anche Zan, insomma. Però il punto primario del DDL Zan per me rimane la sensibilizzazione nella scuola, l'educazione al rispetto, più che l'aggravamento delle pene. Per me era quello il punto fondamentale, perché come diceva lei, insomma, Ed bisogna. era quello contestato dalla Esatto, destra, però quello che c'era, se quello il DDL contestato. Zan non è passato è anche perché qualcuno di quelli che in teoria dovevano votare a favore hanno votato contro, i famosi Certo, franchi tiratori. sicuro. Quindi diciamo prendersela esclusivamente con chi sappiamo insomma essere contrario non credo che sia la soluzione. Poi sul discorso dello No, aspetta sviluppo, un attimo, sullo scusi sviluppo della Greco. No, su società. questo la devo. No, su questo no, Greco, scusi. Io, no. Non è che non dobbiamo, cioè ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. Allora, noi abbiamo le piazze piene di giovani che vogliono quella legge, si sono espressi, hanno fatto manifestazioni. In Parlamento c'è una parte del Parlamento che ha un nome e un cognome, non è che siamo tutti uguali, eh? Guardate, questa è una dimensione che io rifiuto. Noi abbiamo combattuto, abbiamo lavorato in commissione fino alle 2 alle 3 di notte. Con Zan, perché quel testo di legge incorporava anche una mia legge. Quindi so bene quello che ci è costato quel provvedimento. Alla Camera Italia Viva, per essere sempre molto franchi, ha votato quel provvedimento e molto probabilmente non l'ha fatto al Senato, per motivi che forse esulano anche dal DDL Zan e vanno a toccare altri ambiti. Però noi non è che siccome gli altri sono contrari, beh, allora va bene così. Non va bene così, perché la destra italiana condanna il paese all'immobilismo. Non è una destra liberale come in altri paesi, in Germania, come in Francia, come nel Regno Unito. In questi paesi, anche quando la destra ha governato, per esempio, hanno adottato il matrimonio ugualitario con la destra al governo. Quindi il fatto che la nostra destra blocchi tutto, blocca anche il suicidio assistito, blocca il provvedimento sulla cannabis, blocca la legge sul cognome delle madri ai figli, blocca il DDL Zan, ma vi rendete conto cosa significa condannare il paese a non sviluppare, a non andare avanti? Quindi non mi sentirei di No, dire io lo vabbè, sono capisco fatti così. benissimo e noi siamo a favore di eutanasia, cannabis, ci siamo espressi sempre, insomma, e abbiamo Mi ospitato fa tantissime piacere. personalità, insomma, anche Marco Cappato, abbiamo fatto tanti dibattiti. Però quello che per noi, mi ci metto in mezzo anch'io, significa sviluppo, andare avanti e progredire ed essere progressisti e liberali. Magari per una parte del nostro paese che è rappresentata da una forte rappresentanza anche in Parlamento, non lo è, perché purtroppo, insomma, se andiamo in giro a parlare con le persone, come ci sono tanti manifestanti pro al DDL Zan, ce ne sono altrettanti purtroppo che insultano le coppie omosessuali, che se vedono due ragazzi o due ragazze che si baciano li aggrediscono, che sono contrari alla legalizzazione della cannabis perché pensano che sia più dannosa la cannabis che una bottiglia di vodka, cosa falsissima. Insomma, purtroppo
Cioè, la rappresentanza che voi... Lei mi parla di una destra conservatrice in Parlamento, ma il problema è che la metà del nostro paese attualmente è ancora così, eh. Ma vede, se le istituzioni non portano avanti la società, chi lo fa? Le istituzioni hanno anche il ruolo, il compito di aprire nuovi varchi. La società evolve se chi la rappresenta è in grado di poter fare questo percorso, ma se chi la rappresenta si rifiuta e vuole riportare le lancette dell'orologio indietro, lo capiamo che questo è un danno, che in questo modo l'Italia non riesce a essere allo stesso livello di evoluzione degli altri paesi? Io in questo libro che ho scritto, Questo non è normale, metto in evidenza tutte le storture che esistono nel nostro paese ai danni delle donne e anche di altri soggetti, che qui da noi vengono sdoganate e considerate normali, quasi a volte offese terribili vengono considerate battute. Cioè, se in Italia non si capisce che misoginia è un problema serio e quindi si cerca di trasferire scambiare, no? La misoginia come se fosse goliardia, se non si capisce questo, si crea una società dove da una parte c'è il 49% degli uomini che si ritengono in diritto di umiliare le donne perché fa ridere, e l'altro 51% che invece, non avendo messo a fuoco il tema, magari non si ribella di fronte a però questo. Però mi scusi, onorevole, allora, lei, io dico che noi dobbiamo essere più lei mi parla chiaramente del problema della misoginia, del problema della violenza sulle donne, io sono d'accordo. Però quello che voglio cercare di spiegare, il mio punto di vista, è che portare all'estremizzazione di questi concetti non fa altro che incattivire le persone, concetti che alla base sono giusti e poi portati all'estremo soltanto verso un lato. Quindi parlare solo della violenza contro le donne, dire che gli uomini non sono multitasking, alla fine non fa bene alla battaglia giustissima che lei porta avanti, secondo me, perché anche gli uomini allora subiscono violenza. Però parliamo anche delle morti sul lavoro, che sono quasi tutti uomini. Parliamo del fatto che un uomo che subisce violenza da una donna non denuncia. A me mi avete fatto una domanda sulla violenza sulle donne, scusi, io sto rispondendo a una domanda di Francesca Palumbo sulla violenza sulle donne. Lei mi vuole sentire parlare su questo? Io parlo su questo. Lei mi vuole sentire parlare sulle morti sul lavoro? Io parlo delle morti sul lavoro. Non può essere questo benaltrismo, non funziona. Cioè, no, il problema adesso è dare la giusta importanza donne, a tutto, però. Sono gli uomini a commetterla. Un uomo che subisce... Io ripeto, non voglio fare il benaltrismo, voglio semplicemente dire che la narrazione di dire che esiste un problema solo da un lato porta all'esasperazione il dibattito e porta poi allo scontro tra categorie. È come il discorso si vax, no vax, onorevole. Quanti uomini magari bene, subiscono allora violenza, ho però sbagliato, non... mi scusi. Posso finire un attimino il concetto? Mi scusi, ho sbagliato. No, mi scusi, chiedo scusa, ho sbagliato, perché io penso che se ogni 3 giorni una donna venga ammazzata da chi dovrebbe amarla, questo forse è un problema, ma io mi sbaglio. Ma certo che è un problema. Certo che è un problema, però da qui a dire che soltanto le donne subiscono violenza e non c'è un problema anche magari sugli uomini che però magari non denunciano. Aspetta, l'emergenza c'è sulle donne. Ma questo noi lo sappiamo perché le donne denunciano, gli uomini che subiscono violenza tante volte non denunciano perché sennò vengono presi in giro, ma non è lo stesso... vengono derisi, sì. Nessuno gli crede. Ivan, ma non è lo stesso numero di persone, scusami. No, non ho detto questo, questo. La violenza sulle donne è proprio, è palese agli occhi di tutti che è un problema proprio strutturale. Io sto dicendo che però parlare solo di una cosa e mai di quell'altra porta allo scontro tra categorie, questo sto dicendo. La narrazione è importante in un dibattito. Sì, lei mi ha fatto la domanda che cosa ne penso della violenza degli uomini, delle donne sugli uomini. Mi faccia questa domanda, se vuole io rispondo. A me è stata fatta una domanda sulla violenza degli uomini sulle donne, io rispondo a questa. Se lei vuole parlare di come le donne violentano gli uomini, di come le donne massacrano di botte gli uomini, parliamo di questo. Lo vuole sapere? Vuole che gli porto delle statistiche, quante donne violentano gli uomini e quante le riempiono di botte e le mandano all'ospedale? Quante domande, quante volte gli hanno fatto questa domanda quando lei è andata a parlare in televisione?
Quello io sto dicendo, è un discorso di comunicazione, non un discorso che uno vuole minimizzare un problema o dire che sono alla pari. Io non ho detto questo, io sto dicendo che però la narrazione comunicativa che si ha è sempre solo da una parte, questo dico. Sì, però c'è anche da dire che la narrazione che si fa quando tu leggi i giornali e si parla di un caso di femminicidio è sempre la o la donna che magari era provocante e lui era accecato dalla gelosia, cioè anche in quel caso viene fatta una narrativa differente tra un colpevole uomo e una colpevole donna, almeno nei casi di questi reati. Poi per gli altri tipi di reato è un altro paio di maniche, perché lì è un altro discorso. Ad esempio i reati violenti, tipo ad esempio rapina o cose del genere, per la maggior parte sono compiuti da uomini, ma penso che lì sia anche un fattore biologico, credo, poi non lo so, magari erro perché non sono preparata da questo punto di vista, mentre le donne hanno un altro tipo di reati che fanno, cioè più un altro discorso, però... Certo, la violenza non è solo fisica, ma è anche psicologica, ovviamente. Certo, assolutamente, no, ma va condannata in entrambi i casi, io sono pienamente d'accordo, però ma è ovvio che si parla più di quella che è un'emergenza, che è quella sulle donne. No, ma io sono d'accordo con te, il problema è, secondo me, è quando si parla solo di una cosa e le altre si eliminano, che si crea lo scontro poi, alla base, si crea la guerra tra poveri, quando si parla solo, quando ci sono due problemi, uno più grande e uno più piccolo, e si parla solo del più grande omettendo quello più piccolo, secondo me si va a creare un problema. È la regola del giornalismo, cioè... Purtroppo è quello che cioè la regola della narrazione pubblica. Tu no, raramente parli di un non fenomeno, di un accadimento isolato. Parli di quello che accade ogni tre giorni, cioè che una donna viene ammazzata per mano di chi dovrebbe amarla. Ma se lei vuole parlare del caso delle donne che violentano gli uomini e che le ammazzano, andiamo a parlare di questo. Cioè... Io su questo punto posso dire che è una rarità che questo accada. Non risulta che ci siano statistiche su questo. Se lei vuole parlare di un non problema, parliamo di un non problema. No, no, assolutamente. Ma... Facciamo l'ultima domanda allora... legata all'economia con Umberto, che tanto è scaduto il tempo. No, 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 non vi ho interrotto, mi sembrava una discussione interessante, poi so che la... l'onorevole è più incline verso i temi sociali che economici, quindi ci mancherebbe, non volevo rompere sul lavoro, le balle. Insomma, esatto, parliamo di mercato del lavoro femminile, ecco, cos'è che proporrebbe lei per migliorarlo? Perché se ne sento di ogni, da quote rose e quant'altro, cioè il gender gap è un problema in Italia, probabilmente più sulle fasce di alto reddito che su quelle di basso reddito, soprattutto dal punto di vista proprio del pay gap, cioè dello stipendio più che della rappresentanza. Ecco, io mi chiedo cos'è che propone lei all'interno del Partito Democratico, e le chiedo lei soltanto perché so che poi parlare a nome di un partito, soprattutto così sfumato, è molto, molto complicato. Ecco, grazie. Intanto vorrei dirle che io ho fatto una legge sull'occupazione e l'imprenditoria femminile. Una legge che è stato anche un viaggio attraverso l'Italia, perché ho incontrato lungo questo viaggio migliaia di donne e le ho ascoltate, e quelle loro richieste sono diventate poi un testo di legge. Questo è iniziato a Trento ed è finito a Palermo. Quindi riguardo all'occupazione e l'imprenditoria femminile, a mio avviso ci sono molte cose che ancora non sono state fatte. In primis ritengo che oggi il basso tasso di occupazione femminile dovrebbe rappresentare un'emergenza nazionale. Parliamo del 49% di occupazione femminile. In ottobre scorso l'Istat ci ha detto che c'erano 35.000 occupati in più. Vai a vedere i dati e non ci sono donne. Quindi c'è poco da essere contenti se ci sono 35.000 occupati in più e non ci sono donne. Noi siamo il penultimo paese in Europa per occupazione femminile, 49%. La media europea è del 62%. Noi abbiamo regioni come la Sicilia dove la media occupazionale è del 29%. Quindi capite che o si affronta questo tema in modo drastico, drastico, con misure drastiche, oppure l'Italia perde ogni anno, ci dice Banca Italia, 7 punti di PIL potenziale per non mettere a frutto il capitale umano femminile. Quindi questo okay, è come... Sì, 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 no, credo una perdita questo... che non possiamo permetterci. Quindi bisogna rafforzare, ad esempio, il fondo per l'imprenditoria.
perché il fondo per l'imprenditoria aveva fino a poco tempo fa pochissimi soldi. Adesso con il PNRR è stato aumentato a 400 milioni. I fondi per gli asili nido, perché ancora oggi nel nostro paese, se qualcuno si deve sacrificare per i figli, non sono gli uomini, sono le donne. Allora nel PNRR abbiamo messo 4,6 miliardi dedicati a nuovi asili nido. Poi abbiamo messo 1 miliardo per la promozione delle competenze e tecnico-scientifico, soprattutto per le studentesse, perché oggi poche ragazze si avvicinano alle materie scientifiche e dunque all'occupazione scientifica. Poi quello che io sostengo che vada fatto è fare il congedo di genitorialità per uomini e donne della stessa durata. E perché questo è importante? Basta guardare l'esempio della Spagna. In Spagna hanno fatto un mega investimento su questo, 4 mesi per i padri e 4 mesi per le madri. Questo vuol dire che il datore di lavoro, quando va a fare la selezione, non prediligerà più l'uomo, il ragazzo, perché così non dovrà andare in paternità, in quanto no? Non ci avrà la spada di Damocle di avere un figlio, perché in Spagna è obbligatorio adesso sia per uomini che per donne. Da quando questo è stato fatto, c'è stato un aumento dell'occupazione femminile. Quindi la proposta che io faccio qui, Umberto, oggi, in questa sede, è questa. Per me la battaglia politica oggi è questa, è fare quello che hanno fatto in Spagna, cioè investire risorse necessarie per cui uomini e donne avranno lo stesso congedo genitoriale e questo consentirà anche alle donne di poter competere e di poter avere più facile accesso al mercato del lavoro. Quindi per me questa è la proposta politica più importante, al di là della defiscalizzazione delle aziende che assumono le donne, al di là del fatto che col PNRR adesso abbiamo stabilito che per avere i fondi almeno il 30% di quei fondi devono essere, diciamo, di nuove assunzioni devono essere per giovani e donne. Quindi, al netto di tutte le proposte che sono state fatte, ma che io ritengo non siano sufficienti, per me la proposta che riesce a sradicare appunto la resistenza che i datori di lavoro hanno ad assumere le donne sta proprio questo, nella maternità. Quindi se si riuscisse a fare questo, io sono sicura che l'occupazione femminile crescerebbe. Sì, esatto. Cioè, io sono molto d'accordo con lei quando mi dice la cosa più importante è agire lato maternità, quindi asili nido e congedo di parentela. Scusate, Di perdoni, genitorialità, genitorialità. congedo di Esatto. genitorialità. No, l'ha cambiato perché era congedo di paternità, qualcuno lo chiamava così adesso. Per la prima volta sento genitorialità, mi piace, è un nome più bello, devo dire. Mi fa E più, cioè, dal piacere. punto di vista politico. Posso anche capire la necessità di cambiargli il nome, anzi, ne sono felice. Dopodiché dico, se guardo agli interventi fatti sul mercato del lavoro negli ultimi anni, a cui lei ha partecipato a diversi governi o comunque era Io all'interno non sono del mai stata al Parlamento. governo. Sì, infatti, mi perdoni, però comunque era nelle forze di maggioranza, possiamo dire questo. Dipende quando, non so di che periodo Sì, parli. esatto. Però io mi chiedo perché si è puntato sempre soltanto, ad esempio, a delle quote rosa, paradossalmente, oppure a delle detrazioni particolari in alcuni settori specifici, del mercato del lavoro, oppure si è puntato ad esempio, la disparità uomo-donna, che sono dei contributi veramente minuscoli, per cui le imprese neanche li tengono in considerazione, che comunque sono tutti soldi pubblici che vengono utilizzati, che per l'amor di Dio, magari qualche volta riescono ad avere dei minimi effetti. Ma a mio avviso, qua servirebbe una revisione completa di strumenti di welfare che permettano appunto alla donna di realizzarsi e non avere grandi costi. Proprio di tempo, banalmente, perché poi sono quei costi di tempo che si riflettono nell'avanzamento di carriera e anche nella possibilità comunque di avanzamento di carriera, perché non necessariamente tutte le imprese devono avere donne in posti apice, ma sicuramente ci deve essere la possibilità per la donna di potersi realizzare, entrare all'interno di un apparato dirigenziale di qualche impresa e avere
veramente ruoli di comando, perché ad esempio se andiamo a vedere le donne con portafoglio all'interno delle imprese, queste sono veramente poche rispetto magari al rapporto che c'è tra uomini dirigenti e uomini anche con portafoglio oltre a essere dirigenti. Quindi non so perché c'è questo indirizzo, ecco, che viene dato dalla politica. Poi non so se lei ha colpa o non ha colpa, ci mancherebbe, non è questo il mio compito, però vorrei una sua interpretazione di questi anni. Allora, intanto ci tenevo a dire che bisogna fare le distinzioni sui ruoli, perché chi presiede la Camera, come ho fatto io per 5 anni nella scorsa legislatura, non fa parte del governo, d'accordo? Presiedi la Camera e quindi rappresenti la Camera e devi hai come compito quello di relazionarti con i gruppi politici e sulla base delle loro richieste calendarizzare gli interventi da portare in assemblea, ok? Quindi io sono una figura politica indipendente, non sono iscritta a nessun partito. Per 5 anni ho fatto la presidente della Camera e come tale ho assunto un ruolo di terzietà, pur avendo le mie idee politiche chiaramente, e questa è la seconda legislatura che faccio, dove sono una deputata iscritta al gruppo del Partito Democratico e mi occupo di esteri. Questo per far chiarezza. Allora, per quanto riguarda la questione delle, lei l'ha chiamate quote rosa. Allora, intanto io vorrei dire che quelle che lei chiama quote rosa io chiamerei norme antidiscriminatorie, perché se nella nostra società in cui si ritiene che le donne hanno il luogo, diciamo, devono realizzarsi principalmente nella famiglia e a casa, tant'è che questa, molta gente pensa che la famiglia sia un problema delle donne, che gli asili nido siano un problema delle donne, non della famiglia, non del marito e della moglie, non del padre e della madre. Dove sta scritto? Solo in una società dove sulle donne gravano tutte le responsabilità. Io ho vissuto in altri paesi, posso garantirvi che non esiste in altri paesi che se c'è un problema con i figli siano solo le donne a occuparsene, che quindi chi è che rimane a casa è la donna. Questa è una mentalità che già dà per presupposto che i figli sono una questione delle madri, ma non è così. I figli sono una questione dei genitori. Quindi se noi non capiamo che anche i padri sono tenuti a delle responsabilità, questo modo di togliersi dalla responsabilità graverà sempre sulle donne e di conseguenza le donne non avranno tutto il tempo necessario per pensare anche alla loro carriera, non avranno la disponibilità di rimanere in ufficio tardi come i colleghi maschi e dunque saranno penalizzate. Quindi prima di tutto bisogna riconsiderare l'assetto sociale. Che ruolo vuole giocare oggi l'uomo in questa società contemporanea? Vuole giocare il ruolo di chi demanda sempre alla donna la propria responsabilità? Se sì, allora il paese rimane al palo. Altrimenti, se l'uomo si fa carico anche delle sue responsabilità, di conseguenza è più facile per tutti, perché per le donne diventa più praticabile avere il lavoro, la carriera, fare politica e avere anche i figli. Ma se per fare politica tu fai le riunioni di notte, la sera tardi, e la donna non ha magari un compagno o un marito che si fa carico e quindi che si occupa dei figli, quella donna politica non la potrà fare. Allora, e così ha ricaduta su tutto. Le quote rosa sono delle norme antidiscriminatorie che quando non ci sono le donne non vengono prese in considerazione. Quindi abbiamo dovuto fare una legge per le aziende partecipate, dove prima di quella legge, la Golfo Mosca, prima di quella legge dove si dice che almeno il 30% deve essere rappresentato da donne, le donne non c'erano, ma eppure stavano nelle aziende, avevano ruoli, ma non venivano portate nei consigli di amministrazione. Noi abbiamo donne che hanno fatto dei percorsi incredibili, ma vengono sempre tenute fuori dai luoghi di potere e questo non è più sostenibile. Quindi le quote non sono degli sprechi di denaro,
le quote sono quello che serve per riuscire a bilanciare un po' la rappresentanza femminile, perché la nostra società ancora non dà alle donne la fiducia che le donne meritano. Queste quote esistevano anche nei paesi del Nord Europa in passato, in Norvegia, in Svezia. Quando poi la società è andata avanti e si è evoluta, quelle norme sono state tolte e non servono più, perché la società è pronta, la società è in grado di valorizzare le donne senza pregiudizi. Da noi i pregiudizi ancora hanno la meglio su tutto. Se poi un giovane mi viene a dire che le quote servono, che le quote costano care e quindi magari no, è una spesa che noi non dobbiamo fare, questo vuol dire allora... No, io non ho detto questo. No, non sto dicendo, ma dico, okay, molti giovani... Ci mancherebbe. Le quote rosa non hanno alcun costo, se proprio, però ad esempio la invito a riflettere, poi magari mi dà la sua risposta. C'è un report elaborato da IMSS Cerved e Fondazione Marisa Belisario che ci riporta questi dati relativi all'anno 2020, quindi vabbè, stiamo parlando di un report che va a elaborare tutto dal 2014 al 2020, quindi non tiene in considerazione la situazione pandemica, ci mancherebbe. Però ad esempio leggiamo che le donne ricoprono soltanto la carica di amministratore delegato in 15 società, che sono il 6,3%. Sì. Ma una cosa ancora più critica, secondo me, è che quando andiamo a vedere la composizione del board, il 34% delle amministratrici, quindi delle donne all'interno dei board, è in una situazione di interlocking. Cosa significa? Significa che è presente sia nella società principale sia nella controllata. E questa è sostanzialmente una norma elusiva della quota rosa, ok? Quindi praticamente abbiamo una donna che ricopre più incarichi all'interno delle controllate, certo, andando a eludere la normativa. Questo un po' ci racconta, esatto, probabilmente, che queste quote rosa, per quanto abbiano degli intenti che sono assolutamente condivisibili, io onestamente faccio divulgazione su questo tema da parecchio tempo, e anzi uno dei miei primissimi interventi sul web è stato proprio a favore del contrasto al gender gap, quindi ci mancherebbe, è una tematica che mi interessa e mi schiererò sempre a favore, diciamo, di un'eguaglianza di genere, chiamiamola così, ecco, per questa volta. Però mi pare che proprio non abbiano avuto effetto. Umberto. Sì, esatto, beh, chiamiamola pari opportunità, quello che volete, non voglio entrare nella semantica, perdonatemi. Però proprio mi sembra che non sorbisca questo grandissimo effetto dopo 6 anni dall'introduzione della normativa, perché la legge Golfo Mosca, se non vado errato, è più o meno di quegli anni lì. Non vorrei dire una stupidata. È stata rinnovata adesso nella nuova legge di bilancio, nella legge di bilancio dell'anno scorso, proprio perché ancora oggi c'è bisogno di una norma come quella, perché purtroppo, come dice Umberto, si trova anche il modo per comunque ridurre la presenza femminile, perché se le donne coprono 2 board, è evidente che è un modo per ridurre la reale presenza delle donne, no? Perché è un modo per ridurla. E quindi questo significa che c'è ancora molto bisogno, perché si fa di tutto per ridurre la presenza delle donne, perché non mi venite a dire che non ci sono le donne che valgono, le donne che sono in grado di svolgere questo tipo di attività, ci mancherebbe altro. Quindi le donne ci sono competenti, sono brave, ma si cerca di tenerle all'angolo. Allora io questo dico oggi ai giovani, ai ragazzi: state con noi in questa battaglia, state con noi, abbiamo bisogno di unire le forze, perché riuscire a fare del nostro paese un paese più inclusivo e più giusto è a vantaggio di tutti. Io il mio libro Questo non è normale l'ho dedicato agli uomini che sanno volere bene alle donne, agli uomini che le valorizzano, agli uomini che le rispettano, e per fortuna sono la gran parte, la maggioranza. Quindi io mi reputo una femminista, e una femminista che vuole bene agli uomini non violenti, certamente a quelli non violenti. Allora a loro io dico: siate con noi nella battaglia per sconfiggere la violenza, che è una cosa feroce, che rende i rapporti malati, ma siate con noi anche per portare avanti l'evoluzione di questo paese, per arrivare all'uguaglianza di genere, perché non si capisce come mai ancora noi stiamo
a discutere del pay gap. Stessa mansione, stesso ruolo, stipendi diversi. Ma vi rendete sì, però conto? Quello succede in dirigenza, però. Cioè, nel senso, se noi andiamo a vedere il riportista, quando parliamo... appunto, nelle pieghe dello stipendio, perché chiaramente è vietato per legge, no? Era vietato prima, adesso abbiamo fatto un'ulteriore legge recentemente. Sì, ma ad esempio dei punti più importanti sono i professionisti, per cui non è che si possa intervenire. Cioè, nel senso, intendo dire, se io sono un autonomo... No, certo, però uno dei più grandi gap... Anche in azienda, sono... gli straordinari, per il discorso che dicevo prima... Sì, no, ma ci mancherebbe, però incidono anche queste cose. Non guarda i figli, e quindi chiaramente guadagna di meno, no, certo, del suo collega. Sì, no, però se uno va a vedere bene il calcolo, vede i dirigenti e sicuramente si potrebbe agire magari anche per legge, però poi bisogna capire com'è che bisogna agire per legge, per non creare poi fenomeni elusivi tipo quelli che le raccontavo prima. Però ad esempio nei professionisti lì non è che si può far tanto, cioè se stiamo di fronte a degli autonomi come sono io, ok? Se a me pagano 40.000 euro un progetto, per dire, e a una donna lo stesso progetto lo pagano 20.000 euro, è estremamente difficile dimostrare che siano due progetti simili, perché siamo due partite IVE, certo, quindi no, non siamo legati da... Però anche questa influenza. Per cui se sì, il progetto certo. di un uomo probabilmente viene considerato più meritevole di quello di una donna, è la mentalità, ritorniamo sempre alla cultura. La cultura patriarcale nel nostro paese non è mai appunto, venuta meno. Quindi probabilmente non basta una legge, come si suol ma dire. No, ma chi ha mai detto che basta una legge? Dall'inizio di questa trasmissione mi che fa sto piacere che... Perché... Sì, no. È no, tutto no, un discorso culturale, scuola, immagino. Certo, scuola, cultura, rispetto, libri di testo diversi, pubblicità diverse, modo di parlare alle donne diverso, è cultura. Bisogna sradicare quella mentalità per cui l'uomo pensa di potersi sentire superiore alla donna e la donna anche ha delle responsabilità. Intendiamoci. Sono anche molte trasmissioni televisive che utilizzano, diciamo, oggettificano le donne, no, onorevole? Pure questo è un tema, insomma. Sì, non c'è dubbio, donne sempre svestite, no? Oppure che non so quante volte le trasmissioni televisive, tutti uomini, come se le donne non esistessero, non hanno nulla da dire. Quindi anche questo è sessismo. Cioè, ma è interessante sessismo... questa cosa qua che si sta dicendo. Sa perché? Perché se si ricorda, tipo, sulle riviste degli anni 90, no? C'era la tipica, secondo me, macabra usanza di mettere un corpo nudo, seminudo, femminile, come pubblicità. Sì. Oggi invece vedo una reazione opposta in cui si cerca di voler essere nudi, ma non si può essere nudi, soprattutto sui social. Quindi, ad esempio, ci sono tanti tag a favore, ad esempio, del seno scoperto, banalmente. Quindi anche qua cioè forse ci sono dei cambiamenti anche all'interno della società, per cui magari le persone negli anni 90 chiedevano una cosa, e nei 2000, eccetera, eccetera, ad esempio le veline, per dire. Classico esempio, secondo me, sbagliatissimo da dare in televisione, però questa è la mia opinione. E ma poi adesso rivediamo questa cosa qua. E certo, la società cambia, per fortuna, se no eravamo ancora al tempo delle streghe, cambia la mentalità. Cambia, cioè una volta l'Espresso, ve lo ricordo, forse siete troppo giovani, ma l'Espresso 10 anni fa, forse anche prima, aveva sempre copertine molto fastidiose con donne seminude, voglio dire, poi tutto questo è stato assolutamente rimosso, Panorama uguale, tutte queste riviste, come diceva Umberto, no? Ma allora il linguaggio è un altro tema. C'è chi si ostina, per esempio, a usare il maschile anche quando parla di donne, ma non per tutti i lavori, lo fanno solo per i ruoli di vertice, perché se una donna ara la terra, tutti la chiamano contadina al femminile, se va in fabbrica tutti la chiamano operaia, ma molti invece non vogliono dire avvocata, non vogliono dire ingegnera, non vogliono dire ministra, sindaca, assessora. Quindi più sale la scala sociale, più c'è chi dice ma è brutto. È brutto, certo, non si è mai detto, le donne non ci sono mai arrivate, ma il linguaggio cambia, come cambia la società. Forse non è una questione più di tempo, dunque... magari cioè, serve alle persone sì, anche però... abituarsi a questo nuovo linguaggio.
Ma io sì, non sì, penso sì, che... no, no, io credo, onorevole, che già con le nuove generazioni, insomma, anche banalmente coppie di influencer, ora potranno non stare simpatici, però anche per esempio qualcuno che ci segue citava Fedez e Chiara Ferragni, no? Insomma, anche loro, come tante altre coppie, insomma, dimostrano che stanno cambiando le cose sul discorso delle pari opportunità, del mercato del lavoro e di tutti questi problemi che chiaramente c'erano più in passato. Adesso piano piano, insomma, con le nuove generazioni, se continuiamo ad informare, le cose cambieranno. L'unico dubbio che ho è sul discorso dell'imposizione. Sì, è importante il linguaggio. No, l'unica cosa che volevo dire è sull'imposizione delle quote rosa. Sono un po' più scettico perché, secondo me, magari imporre che ci sia appunto questo 50 e 50 in alcuni ambiti, magari andando a rimuovere persone competenti per far spazio a donne che magari potrebbero essere anche meno brave, questo noi non lo sappiamo, questo non so quanto possa essere vantaggioso. Magari anche brave altrettanto brave, no? Certo. Però ecco, quello che voglio dire è che io metterei sempre prima la competenza, pari opportunità, però sempre in base alla competenza. Ma lei ha scontato che le donne non siano competenti? Certo che lo sono competenti, escono meglio coi voti dall'università, vincono i concorsi più degli uomini, sono iperqualificate, e che mettiamo in discussione la competenza? No, no, assolutamente. No, su questo sì, poi dopo il governo Conte promuove, sì, questo ha assolutamente ragione, e un po' va in contrasto col governo Conte che promuove 500 borse di studio per fare i master che non servono assolutamente a niente, soprattutto in Italia, spesso e volentieri i master sono fatti soltanto per arricchire chi è che crea il master, non tanto per fornire posti di lavoro. Quindi anche questo, secondo me, è un tema da tenere in considerazione. Però un'altra domanda, ma è il linguaggio che influenza la cultura o è la cultura che influenza il linguaggio? A questo punto dovremmo chiederci. Cioè, allora, è guarda, imporre che sia avvocata o è far sì che le persone iniziano a utilizzare questo termine? Prego. Ma allora, ma se io a lei la chiamassi al femminile, no? Lei come si sentirebbe? No, me lo dica. Se io mi rivolgessi a lei sempre al femminile, a lei andrebbe bene. Ma lei mi dà sempre del lei. No, cioè, nel senso, ci siamo conosciuti da 20 minuti, mi dà sempre del lei. Lei è femminile in italiano. Ma, sì, certo, ma se io dicessi che Umberto... Sì, ma io sono una partita Bertonelli. IVA, per dire. Io sono una partita IVA, partita femminile. IVA penso abbia, non abbia proprio un genere. Lei... non è una partita IVA, la partita IVA è una cosa. Cioè sì, però potrei usare sono una partita IVA come sono un autonomo, oppure sono un professionista, perché io sono un professionista tecnicamente. Ma lei non è un'autonoma, lei non è un'autonoma. Sì, però sono un professionista e non un professionista. Ma perché è la lingua italiana, e la lingua italiana dice che si declina a seconda della persona che ha il ruolo. Allora, quando io ero presidente della Camera c'erano alcuni deputati che continuavano a dirmi signor presidente. Allora, signor presidente, a voi sembra che io sia un uomo? Ci si può sbagliare quando mi si vede? Dice, questo è un uomo. È evidente che io non sono signor presidente, giusto? Allora, se tu continui a chiamarmi signor presidente ostinatamente, che vuoi dimostrare? No, dimmi, che vuoi dimostrare? Che non mi rispetti come donna? Ma perché allora, lei ha fatto sapere praticamente pubblicamente... No, no, ma io credo che chi è che la chiama presidente le manca di rispetto, ma perché più che altro perché lei ha sottolineato più volte che abbia il desiderio di essere chiamata presidentessa e ci mancherebbe, ha tutto il diritto. No, io sono ok, allora me lo spieghi. Perché è un partecipante. Il presidente sei un uomo. Mi perdoni, non voglio interrompere. Sì, okay. Siamo tornati. No, eravamo offline per quello. Prego, riformuli pure perché siamo caduti un secondo. No, penso che... No, era semplicemente non funzionava il video. La live è continuata. La live siamo è continuata? Live. Ok, sì, sì. Ok, prego. Mi perdoni, era soltanto un problema tecnico. Chiedo la scusa. Differenza sta nel fatto che io non sono un uomo, non sono il presidente, giusto? Mm-hmm. Io sono la presidente.
quando il deputato uomo si rivolge a me, io non gli dicevo, solo alla fine l'ho fatto per fargli capire che era assurdo, no? Alla fine mi rivolgevo a lui, al femminile, e allora lui ha capito che forse non si poteva più fare. Cioè lui mi diceva signor presidente e faceva il suo intervento, e io alla fine lo ringraziavo, dicevo la ringrazio signora deputata. E tutti ridevano. Però questo a volte accade anche tra donne, cioè nella mia esperienza io ho avuto un domina, come vogliamo chiamarla, perché ho fatto il praticante avvocato, e comunque era una donna, e spesso quando andavamo in udienza e c'era un giudice donna, si rivolgevano l'un l'altra con signor giudice o avvocato. Cioè, nonostante fossero due donne, quindi forse è più quello che cercavo di dire prima, è magari una questione di abituarsi, cioè il tempo necessario per far sì che la lingua si evolva in un certo senso, e quindi anche quei termini che possono suonarci un po' strani nel tempo possono tranquillamente diventare di usanza comune. Certo, la lingua evolve sicuramente nella misura in cui evolve la società. Ma certo, se le donne si abituano a essere chiamate al maschile perché si sentono più sicure al maschile, si crea una perdita di identità. Cioè io mi sento più sicura a essere chiamata avvocato, perché se dico di essere chiamata avvocata, poi quello lì magari mi prende in giro, no? Oppure si prende gioco di me. Cioè fare la battaglia culturale vuol dire anche esporsi. Per esempio, io la faccio, so bene che continuamente ci sono questi buontemponi che dicono che sono stupidaggi, ben altri sono i problemi, che io sono una poveretta, che non so di che cosa occuparmi, no? Invece la lingua è sostanza. Se tu non ti affermi, non esisti. Se tu, però è vero anche il discorso dice contrario? Cioè, se ci pensa, non tanto, io non credo tanto in quello che raccontano certi pseudo-leghisti, chiamiamoli così, per cui sono cose che lasciano il tempo che trovano, ma tipo io cerco di immedesimarmi in una donna che magari dobbiamo lasciarla andare, che è scaduto abbondantemente il tempo. Allora sì, guardi che c'è un altro appuntamento. No, si figuri. Un'ultima battuta sulla presidenza della Repubblica, onorevole, c'è un nome che le piacerebbe vedere, oppure pensa che riuscirete a trovarlo fin da subito, oppure si andrà ad oltranza? Beh, è difficile dirlo, comunque io quello che spero si arriverà a fare è dare la precedenza a una figura, uomo o donna che sia una figura che ha sempre avuto un impegno politico, una vita nel rispetto dei principi della Costituzione, che sia una persona che abbia sempre creduto in quei principi e li abbia sempre osservati, sia nella vita pubblica che in quella privata. Quindi vorrei che si arrivasse, ecco, a designare una persona che possa rappresentare al meglio il paese e anche a fare l'opera di controllo della nostra Costituzione, che poi è quello che deve fare il Presidente della Repubblica, cioè deve fare in modo che la Costituzione... Praticamente ha descritto sempre Berlusconi, onorevole. No, sto scherzando. Simpatico. Esattamente. No, un nome che ci piace, diciamo, qui sul canale, anche insomma, Francesca la nomina spesso, la Cartabia, insomma, così anche lei è felice che noi promuoviamo un nome femminile. Ma io non promuovo un nome femminile a tutti i costi, eh. No, lo so, era una battuta. Mi piace affatto. Io promuovo un nome femminile se quel nome... No, la Cartabia perché la riteniamo competente, non perché sia una donna, insomma. Esatto. No, appunto, ci devono essere dei criteri che rispondono anche all'alto ufficio del Presidente della Repubblica. Quindi, come ho detto, io non ne faccio in questo caso una questione che se è una donna va bene comunque. No, va bene se risponde a quei criteri. Assolutamente, pienamente d'accordo. Grazie mille, onorevole, è stato un piacere chiacchierare. È stato un piacere, onorevole, grazie mille. Buona giornata, buon lavoro, grazie mille, alla prossima. Alla prossima, ciao.